In ogni strada del territorio dove ho operato come medico di famiglia per 40 anni c'è almeno una porta, ma anche più, dove sono entrato più volte in visita domiciliare per accompagnare un paziente o una paziente a morire di una morte ingiusta, evitabile, dopo sofferenze indicibili, evitabili, solo per colpa del tabagismo, evitabile. Iniziare a fumare da scimmie, si parte dall'imitazione di altri che lo fanno, è una regola. Continuare è da pecore, perché la nicotina ti aggancia come il cane del pastore e difficilmente ti fa uscire dalla gregge. Arrivare poi a dire che ti piace fumare è da mosche sugli escrementi, per non dire una parolaccia, cioè il degrado più basso della capacità di giudizio indotta dalla dipendenza dalla droga che è appunto la nicotina. Provo difficile identificare una strada in cui non esista una porta dove non ho seguito la vicenda straziante di un mio simile vittima del tabagismo. Vogliamo la fine del tabagismo. Vogliamo una legge dello Stato che vieti il fumo anche negli spazi pubblici all'aperto, perché è lì che nasce l'imitazione. Che responsabilizzi i tabaccai affinché diventino promotori di comportamenti virtuosi, esponendo nelle loro botteghe dei cartelli che invitino i fumatori a non fumare all'aperto, specialmente di fronte a minori, e a non gettare le cicche al suolo. E infine vogliamo che questa legge stessa imponga all'inizio di ogni film o video o filmato in cui compaiono persone a fumare un avviso che comunichi agli spettatori il giudizio negativo delle istituzioni su quella moda ormai da non adottare perché nociva per la comunità. Tutto qui. Vogliamo la fine del tabagismo e possiamo realizzarlo attraverso una legge con queste tre specifiche. Basta, non ci vuole altro.